fragola. Fa schifo. Fai schifo. Fa schifo. Fai schifo. Siamo andati da Target. Finalmente abbiamo comprato un sacco di cose. Utilissime. Utilissime. La cosa bella, ragazze, è che Tiger compri tantissime cose utili. Cioè, veramente. Oh, abbiamo speso tipo 30 euro. Vabbè, però non stanno poco, ragazze. Sì. Ma guardate, ma Tiger è il negozio più bello del mondo, secondo me. Costa poco, tutto un euro. Ma cosa ve ne fate, donne, delle gioiellerie, sì, negozi di vestiti? Io quando vado da Tiger mi sento tipo una bambina in un negozio di caramelle. La trasgressione, perché tu sai che mentre stai comprando tutte cose che non ti servono, inutili, e spendi quei 30 euro li butti proprio così, con tutte cose. Una bella trasmissione. Io adoro Tiger, che ci posso fare? Preferisco Tiger a una gioielleria. No, io preferisco la gioielleria, veramente. Ovviamente, no? Scusa. Con 30 euro ti compri nulla. Allora, sì. Tema Halloween, tipo queste qua, che sono delle cannucce con i capelli. Questi che sono dei festoni, perché poi queste cose ci serviranno, perché vogliamo fare una ricetta di Halloween sul nostro secondo canale nei prossimi giorni, quindi guardate che vi faremo un serio. Poi anche il cappello da strega che ho preso. Mi servirà a me questo cappello, sì. Poi vedrete. Dovremo fare una ricetta stregata, poi faremo vedere. I piattini, ovviamente, poi i fantasmini servono. E dico, Poi i guanti, guarda, non so bene. Wow, questi voglio io, guanti belli. Dai, provali, dai. Provali. Poi abbiamo comprato i tovaglioli, non per soffrare nato, sempre con i fantasmini, tema Halloween. Cioè, chiaro, ne stavamo là, lo faceva Nancy. E questi li prendo solo 2 euro, e questi solo 1 euro, e questi solo 2 euro, alla fine compri. Una persona normale mi doveva fermare, non ci diceva, no, guarda, invece le no. Si compra. Le zucchine finte per decorare. Ma prendiamo. Fatti Halloween, una cucchiarella di legno, questo non di Halloween, no, perché le cucchiarelle di legno io ce l'ho tantissime, ragazze, a casa, e mi piace troppo comprare, perché tipo devo girare la pomarola sul fuoco, no? Sono utili, hai ragione. Ah, poi i copri spazzolini, solo 1 euro, ragazze, perché i copri spazzolini si rompono sempre, costano 1000 ma ne costano quanti, si capisce come si fa, mettere qua. No, ma questo stretto, perché forse questi sono a 4 dita, tu ne hai 5, un dito in più, ma che è, un dito sono in più, sono con le unghie, non c'è, perché c'ho le unghie, aspetta, un altro dito, ma ce l'hanno, ma dove sta il vero disegno? Nancy ha un dito in meno. Ma boh, così è venuto, ragazzi. Ma che è? Sono le cose qua. Non si infila il dito. Ma che è sta ciofeca? Ma scusa, ma devi infilare il dito, rimane sta schifezza qua. Ma che è? Ecco, sei tu che non lo sai. Non esce il dito da fuori, boh. Ecco qua. Ma poi deve uscire il dito. Devi infilarlo tutto dentro. Non lo so, questa non si sa mettere i guanti, ragazze. Brava! Wow. Evviva, ragazzi, applauso per Nancy, che si è messa il guanto, brava! Comunque, poi ho preso questa qua, guarda, questa è una siringa, guardami. È una siringa, no, questa è sfiziosa. Può decorare, cioè si mette la roba dentro, tipo una cremina, una cosa, poi fai così, guarda. Wow. È un decore, è bellissima. E le ricettine. Sì, infatti, io la cercavo da un sacco di tempo. Io ho preso questa penna di nascosto. Oh, bella! Che cos'è? Questa costa 1 euro, è una penna. E a me non me ne prego! Adesso questa la prendo io! Perché la volevo solo io! È gialla e viola! Non c'è una radiosca, no, c'era solo giallo e azzurra. Bellissima! Ah, poi questa, una cosa super utile, ragazze! Si chiamano lifting straps, guarda, per fare lifting al braccio, no, per quando fai gli distacci in palestra, un esercizio. Ah, l'hai provati? Sì, lo fa praticamente, però non so come si mettono, cioè dal disegno, guarda come fa vedere, te lo metti così e così non ti cade il peso quando fai gli stacchi. Fitness girl, suggeritemi nei commenti come si indossa, comunque li farò vedere a mio personal friend. Poi abbiamo preso questi due lecca-lecca, sì, sempre per quel video di Halloween, di ricette, perché ci travestiremo. Sì, è vero, però qua secondo me lo possiamo anche assaggiare. Lollipop, a me è giusto l'inizio di fragola, ma a me era fragola. Mi doveva tutte le cose in mano. È la fragola, fa schifo. Fa schifo. Fa schifo. Fa schifo. Infatti c'hai una faccia. Fa un po' schifo. È
è di quiz, l'hai assaggiato? No, no, l'hai leccato tu. L'hai messo nei capelli. Poi questa è una tovaglietta, una... come si chiama? Ma questa non ce l'avevi già? Sì, brava, come si attenta, però ne avevo una sola. Ah, adesso per me e per Max, ah, perché okay, quando vieni a casa ne ho due. Bravo. Sono troppo brava, perché ne avevo una sola, cioè che era miseria, una tovaglietta. Questo è uno scontrino filomenico, Nancy adesso vi dirà tutti i prezzi delle cose sbagliate. Sbagliate, allora ragazze, la tovaglietta costava 2 euro. Il cappello 5 euro alla faccia. Comunque abbiamo comprato un'altra cosa. Perché stranamente le patatine di Tiger, ragazzi, praticamente non hanno olio di palma. E queste qua sono gusto semplici, ma c'erano anche gusto particolare. Un sacco di snack c'hanno l'olio di palma, comunque. E noi abbiamo scelto un sacco di snack senza olio di palma. Sì, è vero. Poi casomai faremo un altro video in cui assaggiamo tutti questi snack, tra cui anche le patatine. Metteteci un like se volete il video degli snack e noi li assaggiamo. Comunque ci sono alcune cose senza olio di palma, ma la maggior parte sono tutte quante con olio di palma. Quindi questi ce ne mangiamo? Sì, adesso ce ne mangiamo. E poi questo qua ho preso il pepe di cayenne, molto buono ragazzi, anche le spezie, fate attenzione perché molte cose sono tipo come additivi, zuccheri aggiunti, è vero. Invece questo è puro, è pepe di cayenne essiccato chili, ideale per omelette, goulash, zuppe, prodotto in India, quindi buonissimo. Buongiorno! No, io non lo voglio provare. Quindi vi diamo appuntamento al video in cui assaggeremo tutti gli snack di Tiger, quelli senza olio di palma. Sì. E anche alla ricetta di Halloween, il prossimo giorno sul nostro secondo canale. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video metteteci un like, soprattutto per Nancy. Mettete, sì. Ma la candela però non è accesa più. No, la candela l'accendo solo nei miei video, sono io. Ha fatto il video Nancy praticamente con la candela, ha comprato lei la Yankee Candle, ha fatto il suo video sul nostro secondo canale da sola e praticamente poi sono venuta qua e ho detto guarda odora, bellissima, però non l'accende, no, si consuma, se no poi la consumo, la metto solo nel mio video. È bellissima questa candela, sì, quindi complimenti, è biscottosa, è troppo bella. Un'altra cosa che ho comprato sono questi, ovviamente il fermaglietto con le orecchiette, sì, di Topolina. È troppo carino. Sì. Vi mandiamo un bacio grande, mi raccomando, ciao, iscrivetevi a questo canale. Mua. Ciao. Just look at us.